Allora, oggi parliamo di medicina narrativa. Benny, che è stato poi, mi è stato presentato da Maria, Maria però oggi non c'è perché è a Milano, mi avete detto che è a Milano. Sì, è a Milano, e Maria Melillo, è stato il tramite con questa, per il suo primo contatto. Poi ci siamo incontrati a Napoli, in quell'occasione Benny è venuto accompagnato dal mio amico Carlo, che ci conoscevamo da tanto tempo, e ci dirà poi Carlo, anche con le sue competenze che sono più legate al marketing, sì, legate al settore farmaceutico, e perché Carlo oggi fa un po' da moderatore del nostro incontro. Il tema della medicina narrativa è un tema un po' come il mio tema di diritto e letteratura, un tema americano che nasce negli Stati Uniti d'America, che poi si sviluppa. Si dice che non si contrappone alla medicina basata sull'evidenza, ma quindi diciamo la medicina ufficiale, ma una medicina che arricchisce la medicina basata sull'evidenza, nell'arricchirla la integra, come la integra, interviene sul piano terapeutico, non interviene sul piano terapeutico, è semplicemente a rilievo ai fini formativi del medico, della persona che opera nel settore sanitario, oppure è un elemento costitutivo, anche alla luce delle cose che dicevamo prima, penso al consenso informato, del modo nel quale il medico approccia il rapporto con il paziente, come sviluppa la prognosi, la diagnosi, la terapia. In qualche modo tutti questi elementi incidono o non incidono sul percorso assistenziale dell'ammalato? Sì, no, ha una rilevanza solamente culturale? Non so, adesso ci racconterai tu, ci direi tu la tua esperienza. Tu vieni, tra l'altro, il curriculum l'abbiamo messo in internet, quindi sì, te l'hanno potuto vedere, vieni anche da esperienze che riguardano anche il settore oncologico, si è occupato di molte cose, hai vissuto. Noi adesso stiamo organizzando già da qualche tempo un convegno sulle terapie del dolore, quindi ho visto dove tu ti sei anche occupato di questo argomento, ti occupi anche professionalmente di questi argomenti, quindi facci tu una, sotto la guida di Carlo, dacci delle indicazioni, vediamo di capire come possiamo pensare una medicina narrativa, che non è una cosa apparentemente può essere, perché una medicina umanistica riporta la medicina nell'alveo umanistico da cui la medicina nasce, ma che tipo di medicina è, se è una medicina appunto che integra, o una medicina che invece si pone in alternativa alla medicina ufficiale, come per molti aspetti è diventato l'insegnamento di diritto e letteratura che io ho all'Università di Studi del Sangue. Si integra o va in alternativa? Il mio si integrerebbe, in realtà io lo pongo molto in alternativa, ma si dovrebbe integrare, diciamo così, si dovrebbe integrare. Ci sta anche il posto qua, guarda, sì, questi due posti qua sono più comodi. Benissimo, allora benvenuto innanzitutto a Benny, grazie. Casale, benvenuto a Carlo, e vi ascoltiamo. Fai tu, vuoi fare tu un'introduzione? Io volevo ringraziare tutti voi, il professor Casucci, per il graditissimo invito. E sì, Carlo fa un po' da facilitatore e quindi ci guiderà in questo, diciamo, in questo percorso, per cui io risponderò come risponderete voi alle sue domande. Poi magari voglio dire, poi dopo daremo spazio a un po' di dibattito, essendo un argomento molto comune per tutti quanti noi. Siamo tutti stati o saremo pazienti o familiari di pazienti che abbiamo vissuto e quindi che viviamo rapporti con i medici. Nel V secolo avanti Cristo, tu non eri ancora nato, ma Ippocrate aveva già individuato nel tocco, il rimedio, la parola, gli elementi essenziali dell'operare del medico. Sono passati millenni, ma sembrerebbe che oggi, mentre la medicina ha fatto passi da gigante per quello che riguarda la ricerca scientifica, la diagnostica e tutto quant'altro possa essere collegato in tale ambito, e invece questo aspetto già individuato da Ippocrate sulla relazione medico-paziente e medico, tecnicamente si chiama caregiver in inglese, sarebbe il familiare del paziente. Ok, solitamente quando un paziente ha un problema un po' grave che comporta un'ospedalizzazione, viene accompagnato dal marito, dalla moglie, dal figlio, dalla sorella, voglio dire un amico molto caro o spesso un familiare.
E quindi invece sembrerebbe, Benny, che i rapporti, specialmente con i medici ospedalieri, in particolare per patologie croniche significative o comunque quelle, ahimè o ai noi, oncologiche, onco-ematologiche, quindi parliamo di tumori solidi, liquidi, delle quali abbiamo più o meno tutti quanti un vissuto, se non diretto ma indiretto. Il concetto di comunicazione rimane uno degli argomenti importanti. La prima cosa che ti voglio chiedere, allora, Benny Casale, forse avete visto il curriculum, e come ci conosciamo? Allora, io non sono medico, lui sì. Io sono lavorato in economia con una specializzazione in marketing, ma una parte del mio lavoro è nel marketing farmaceutico, quindi lavoro con oltre un migliaio di medici tra Napoli e Campania nelle ricerche, nelle interviste individuali o di gruppo su particolari patologie commissionate da aziende farmaceutiche tramite istituti. Benny è un medico un po' sui generis, perché? Perché per me, ci siamo conosciuti in ambito professionale parecchi anni fa, perché a parte, voglio dire, avere probabilmente con Ippocrate, se andassimo a vedere il suo albero genealogico avrebbe qualche discendenza, un padre medico, ha quattro fratelli maschi, tutti e quattro medici, la sorella, unica sorella, che ha stranamente laureato in giurisprudenza, la pecora nera della famiglia, quindi fondamentalmente immagino che alle riunioni di Natale in famiglia si parli di rococò e medicina, cioè questo non te lo mangiare che fa male al colesterolo, non lo so, guarda che si esagera. Detto questo però, Benny, giovane rispetto alla mia età, ha un bel capoccione, nel senso che ha una prima specializzazione post laurea in immunologia clinica, una seconda in ematologia e un dottorato di ricerca quadriennale in oncologia. Benny, riassumo, lavora all'azienda ospedaliera dei Colli, presidio ospedaliero Monaldi di Napoli, laddove ha una duplice o addirittura triplice funzione, è oncologo in forza presso il DH pneumo-oncologico diretto da Franco Vito Piantedosi e l'oncoematologo dell'ospedale Monaldi, ma sei anche il responsabile IPAS. IPAS, sì. E ti ho... molecolari, immunologiche, sì. In oncologia. Detto questo, la prima domanda, e ti cedo la parola, quanto è presente nella formazione universitaria il tema della comunicazione? Allora, è completamente assente, nel senso che si dà completamente per scontato che il medico debba saper comunicare. E abbiamo visto che c'è questa tradizione che parte dal 500 avanti Cristo, e come diceva il professore Casucci poc'anzi, se ne sono accorti uno degli americani a fine anni 60 che esisteva anche la comunicazione in medicina, grazie a dei lavori, cosa molto particolare, che l'esigenza di comunicare con i pazienti non l'hanno sentita per prima i pazienti, ma l'hanno sentita per prima i medici, per cui un psichiatra, Good, si accorge che forse bisogna far ritornare nell'ambito della medicina anche quelle che gli americani chiamano medical humanities, cioè le scienze umane legate al campo della medicina. Perché? Perché con l'avanzamento della tecnica a cui abbiamo assistito soprattutto nell'ultimo secolo, abbiamo pensato che la medicina potesse diventare una di quelle scienze forti come la matematica, come la fisica, una scienza esatta, cosa che non è e non sarà mai, perché la medicina rimarrà sempre anche un'arte. E così, ecco, dall'esigenza primariamente di medici nasce questo filone di far ricordare anche a noi medici che noi agiamo in ambito di scienze umane. E questo tema viene ripreso a fine anni 90 da Rita Sharon, che poi un medico di, diciamo, l'equivalente nostro medico di medicina generale, che a cui, diciamo, normalmente si fa riferimento per l'inizio di questo filone della medicina, che, diciamo, da noi, diciamo, non è per niente curato. Io quando parlo anche a qualche master, a qualche convegno che abbiamo fatto, in genere chiedo, quando il pubblico non è molto numeroso, cosa pensano sia la medicina narrativa. Quello che mi stupisce ogni volta è che stesso tra medici, stesso tra operatori sanitari, vengono fuori delle risposte molto interessanti, ma a volte cose sono anche molto fantasiose. Ben errate. Sì, molto fantasiose.
per cui anche per chi si occupa di medicina narrativa, diciamo, ci sono tanti punti di vista che non sempre collimano. Con Carlo abbiamo cominciato questo, diciamo, questo percorso di diffusione anche di una cultura della medicina narrativa, e, perché forse alcuni di noi medici, come era successo anche negli Stati Uniti, sentono la necessità, vedono che qualcosa non va bene nel rapporto tra medico-paziente. Tu prima accennavi al consenso informato, che un consenso informato per noi ormai è solamente una prassi o addirittura un onere burocratico, quando, diciamo, quando dovrebbe essere un mezzo con un'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Invece si riduce spesso a far firmare il foglio al paziente. Quello che dico io, sarebbe possibile spiegare al paziente tutto quello che io so, in quanto forse molte delle mie conoscenze attuali saranno obsolete tra un anno, quindi diciamo io non potrei spiegare 30 anni di quello che ho fatto e di quello che so della patologia del paziente al paziente. Però allo stesso modo il paziente è portatore di una conoscenza che io non conosco. Il paziente è il primo conoscitore della propria patologia. Quindi sono due mondi che si integrano. Da Ippocrate agli altri medici che lo hanno seguito, noi abbiamo imparato degli strumenti, lo strumento dell'anamnesi, dell'esame obiettivo, la semiotica medica, che poi dopo c'ha le corrispettive nella semiotica e linguistica, cose anche delle corrispondenze, anche qui troviamo molto interessanti. E, diciamo, quindi noi abbiamo sviluppato un nostro discorso sulla patologia, per cui facciamo delle domande ai pazienti, ci aspettiamo che ci rispondano a quelle domande. Il paziente invece c'ha un proprio mondo che non sempre collima con quello che noi gli chiediamo, c'ha delle proprie idee, delle proprie aspettative su quello che gli sta succedendo. Allora ecco, in questo... Giusto, mi rapporto a quello che tu dici. Studi recenti hanno dimostrato che mediamente il medico interrompe alla prima domanda la narrazione del paziente dopo 22 secondi, se non perché fa delle domande molto dirette, ok? Cerca il tempo medio a disposizione per un medico ospedaliero di visita di un paziente, credo che sia tra i 10 e i 15 minuti in linea di massima. E chiaramente immaginate, c'è tutta una fila di altri pazienti altrettanto importanti. Ora, atteso che secondo questi studi al 22esimo secondo il paziente viene interrotto, mentre invece sempre gli studi confermano che se è lasciato libero di parlare, entro un minuto e mezzo, due minuti, riesce a dare una descrizione completa della sintomatologia che aiuta il medico nella diagnosi, nell'anamnesi prima ancora, e in un'altra... un altro termine particolare che si chiama compliance, che è fondamentale. Io vado dall'amico Benny mi prescrive una terapia, dopodiché io questa terapia la seguo o non la seguo. Sempre studi sul settore di settore ci dicono che tra il 30 e il 50% dei pazienti non segue pedissequamente le indicazioni terapeutiche del medico, per una serie di fattori. Rispetto a questo, per la tua esperienza, cosa ci racconti? Ecco, appunto questo che... Quali sono le difficoltà? Facci anche capire a noi che siamo... Diciamo, sono due mondi che si incontrano. Il medico parte dal proprio mondo, che è strutturato con certe domande e si aspetta certe risposte. Il paziente invece, diciamo, non ha proprio idea di quello che, diciamo, di quello che cerca il medico, e viene con un proprio mondo invece, con una propria storia. Per cui, diciamo, la parte centrale della medicina narrativa è proprio questa, quello di dare spazio alle storie, alla narrazione. Questa cosa, diciamo, prende le mosse dallo studio e dall'importanza della narrazione in altri ambiti, che non sono primariamente degli ambiti medici, ma sono stati degli ambiti prima umanistici, ma anche nell'ambito della giurisprudenza o, diciamo, di qualsiasi altro campo delle scienze umane. A un certo punto agli studi si è capito che l'uomo, oltre al ragionamento logico, utilizza un altro tipo di ragionamento. Un grande maestro in questo senso è stato Brunner. Brunner ci dice che noi ragioniamo, oltre che in senso logico-deduttivo, ragioniamo costruendo storie. Quindi l'uomo è un essere narrativo,
Cioè noi quando ci succede qualcosa, costruiamo una storia, cerchiamo di dare un senso a quello che ci è successo. Allora, proprio la costruzione di questo senso corrisponde alla narrativa. Quando arriva un paziente ha una propria storia. Quindi, Brunner un sociologo, sì. Un sociologo, si è interessato anche di medicina. E quindi il paziente che arriva è portatore di una storia, è portatore di proprie convinzioni anche rispetto a quello che può essere stata la causa, rispetto a quelle che possono essere le conseguenze, rispetto a quello che è un proprio mondo, anche fatto di relazioni con gli altri, i propri familiari, chi lo può aiutare, chi no. Tutto questo noi dobbiamo permettere che emerga dal dialogo, altrimenti non faremo una buona medicina. Oggi quello che dovremmo cercare di fare è una medicina condivisa, in quanto non si tratta più di curare un'infezione acuta in cui io dico prenditi 7 giorni di antibiotico e il nostro rapporto finisce qui. Più spesso il rapporto tra medico e paziente è un rapporto su una patologia cronica, per cui si prolunga a volte anche per tutta la vita del paziente. E si deve stabilire un rapporto che è fatto di parole, è fatto di gesti, di sguardi, quindi è comunicazione. E io e Carlo deliberatamente nei nostri convegni ci stiamo schierando contro quella che è un'abitudine anche a volte dei medici di delegare ad altri il rapporto comunicativo con il paziente, per cui a volte diventa facile dire vai dallo psicologo, vai dallo psichiatra oppure vai dal counselor. Una medicina condivisa non può essere questo, perché il medico in quanto tale, ho visto tra gli appunti di Carlo che a un certo punto c'è scritto non si può comunicare. Allora, questo qua è un assioma della comunicazione umana, cioè è impossibile. Se io adesso qui di fronte a voi mi metto sto zitto, non parlo più, voi penserete tante cose di me, penserete che quel mio silenzio è comunicazione. Ed è, quindi diciamo, è impossibile, nel momento in cui siamo di fronte, è impossibile non comunicare. Quindi il medico, un rapporto di cura, non può non comunicare. Allora, che siano 10 minuti, che siano 15 o che siano 20 minuti, quel tempo va utilizzato al meglio. Quindi bisogna imparare a gestire quel tempo per una comunicazione efficace. E questo lo si può fare innanzitutto accogliendo il mondo dell'altro. Quindi innanzitutto con un'opera che è quella di non pensare che siamo solamente noi conoscitori dell'altro. Noi siamo i conoscitori della malattia. Il paziente è il conoscitore di se stesso, della propria patologia. Quindi da una parte c'è quello che gli anglosassoni chiamano la illness, dall'altra parte quello che chiamano sickness. La differenza in inglese ill e sick significa entrambi. Noi oggettiviamo la patologia, quindi non guardiamo più spesso il paziente, ma guardiamo una malattia. Il paziente invece è una persona in cui è calata quella patologia. Quella patologia in quella persona assumerà tutta una serie di aspetti particolari. Noi non possiamo non conoscere questo mondo se davvero vogliamo fare una medicina condivisa, se davvero vogliamo fare una buona medicina, se davvero vogliamo che il consenso informato abbia un senso, perché noi è l'unico modo per superare anche la burocrazia del consenso informato, è quella di una condivisione delle terapie. Si passa quindi dal medico che era paternalista e quindi faceva il bene del suo paziente, però senza conoscere i valori del suo paziente, per cui prescriveva, tu devi fare questo e quest'altro. Ma può essere che questo e quell'altro, che per me è la cosa giusta, può essere va completamente contro i valori del paziente. E quindi io devo innanzitutto accogliere la storia del paziente, capire chi c'ho di fronte, dopodiché cominciare a condividere, a mediare anche a volte con lui quella che può essere la migliore strategia terapeutica, che a volte una malattia cronica potrebbe anche non essere quello che secondo te è meglio. Per esempio un paziente che attivamente inserito in una vita lavorativa potrebbe preferire un farmaco che mi dà qualche settimana di meno di progressione della malattia, ma che gli lascia il tempo di vivere, che non gli porta la diarrea 10 volte al giorno e quindi lo lascia uscire di casa, lo lascia continuare a lavorare. Quindi sono a volte anche piccoli aspetti che vanno condivisi, perché bisogna, gli americani dicono, tailorizzare, cioè ricucire su misura quello che è un intervento terapeutico su quello che è il carattere, quelle che sono le mutazioni, quelli che sono i valori della persona.
Scusa Carlo, volevo chiedere una cosa. Innanzitutto tu pensi che questo tipo di medicina alla quale fai riferimento, che peraltro anche l'orientamento normativo sta andando in questa direzione, no? Con la presa in carico globale del paziente, questo discorso che il paziente deve avere tutte delle cure personalizzate, deve avere questa forte personalizzazione delle terapie. Cioè, scusa, una cosa molto interessante la legge sulle disposizioni anticipate. E appunto, che è interessantissima. Che lì per la prima volta si dice una cosa molto interessante. È la 219 del dicembre 2017. Sì. Dice il tempo del dialogo è il tempo di cura. Mm. Quindi per la prima volta viene messo in chiaro anche questo. Quindi se io a volte se scambio due chiacchiere con il mio paziente, se gli chiedo che hai fatto ieri, oppure che mi dici come hai trascorso la serata, non sto perdendo tempo, quello, diciamo, è tempo di cura a tutti gli effetti. Ma pensi che sia compatibile questo con il prima ne faceva riferimento Carlo, con i ritmi? Io adesso, qualche giorno fa sono stato in una struttura ospedaliera napoletana, che è il secondo policlinico, per un piccolo intervento di mio figlio. E devo dire, ho avuto occasione di entrare in questo mondo, che ogni mondo poi è un microcosmo, nel quale poi si creano dei meccanismi di relazione, di contrapposizione, di convergenza. Però devo dire che a me sembra sempre un po' difficile poi che questo entri nella realtà delle cose. Certo? Quello che tu stai dicendo è importantissimo, è verissimo. Io sono figlio di medico, padre un medico della vecchia generazione, quindi nato nel 18, è cresciuto con dei determinati valori. La sua idea del medico era proprio quella che dicevi tu prima, cioè mio padre veniva chiamato a casa, io non ricordo bene, anche per mediare i conflitti familiari, cioè non solo per risolvere un problema di salute, ma anche per mediare i conflitti familiari. Veniva chiamato, veniva invitato. Entra un po' nel concetto di salute e di attuale del tuo accavo, perché esatto. Quindi ci riporta a questo ragionamento di cui oggi parliamo. Però loro lo facevano in maniera, casomai senza una grande costruzione teorica, ma lo facevano perché pensavano che la relazione interpersonale fosse più umanista. Era una scienza strettamente umanista. Almeno per mio padre è una scienza strettamente umanista. E che io dico, nell'attuale contesto fortemente burocratizzato, parcellizzato in termini di competenze, molto settorializzato anche in relazione ai risvolti tecnologici che tutto questo comporta, è possibile questo? Allora, è possibile, credo di sì, difficile ma possibile. Allora, innanzitutto, qualunque sia il tempo a disposizione, quel tempo va utilizzato al meglio. Quindi sapere che se io ho delle competenze, almeno delle competenze di tipo comunicativo, di tipo narrativo, adesso sono 5, sono 10 minuti che lo trascorro col paziente, quei 5-10 minuti possono essere disastrosi per il rapporto medico-paziente o possono essere costruttivi per il rapporto medico-paziente. Quindi diciamo, questa è la prima cosa. E quindi diciamo, rispetto al paziente è possibile. Poi effettivamente abbiamo la pressione da un lato diciamo, dei burocrati e di tutta un'amministrazione che ci circonda e a volte cerca anche di dettarci, è stato tentato anche di stabilire in maniera normativa quali sono i tempi di una visita oncologica deve durare 7 minuti. Io ancora oggi ho difficoltà a pensare che in 7 minuti, io sempre in 7 minuti riesco anche a scrivere la ricetta a computer come ci viene richiesto attualmente, quindi diciamo, sono dei tempi che dobbiamo combattere. Allora, è vero che c'è penuria di personale, che ci muoviamo in un ambito difficile per la burocratizzazione, però l'alleanza medico-paziente deve essere anche questa, deve essere quella. Il paziente deve capire quali sono le difficoltà del medico, deve diventare alleato del medico anche per saper combattere i nostri burocrati, anche quindi per dire no, non è possibile che io in 7 minuti faccia una visita, no, non è possibile che io possa prescrivere. Secondo voi è una buona medicina quella che dice che chiedere il colesterolo a un paziente più di una volta ogni 5 anni è uno spreco di spese, quando, non so, una colesterolemia penso che costerà 50 centesimi forse, quando, vi dico sempre, nel mio ospedale... 5 euro. 5 euro proprio quando ci vogliono guadagnare tanto, perché sono laboratori che fanno tutti quelli che sono gli esami per il lavoro, lo fanno tutto il pacchetto a 10-15 euro, quindi penso che hanno dei margini diversi. E, allora, un paziente con cancro, stadio molto avanzato, viene da noi e ci chiede ogni tanto che deve fare il colesterolo, perché per lui il colesterolo è una cosa importante.
rientra, diciamo. Comunque. Allora, lui può anche dire, gli è spiegato Isabella che non vince la battaglia con la malattia, che magari ha pochi mesi avanti, tutto questo. Poi il colesterolo è una cosa importante. Allora, che io faccio la battaglia col paziente e dico no, il colesterolo tu no, perché devi morire prima. Quando per lui è una cosa importante, non credo sia una buona medicina. Allora, potrebbe essere una buona medicina fare un'educazione, far capire che forse quella colesterolemia non serve in quel frangente, però non è una buona medicina dire no, non lo può avere. Però consentimi, quello che tu dici, poiché i tempi disponibili non consentono di entrare, peraltro non sarebbe nemmeno giusto perché ciascuno ha una professione, forse noi pazienti, noi esseri normali, adesso tramite internet andiamo su Google, finiamo su Wikipedia, andiamo dal medico e siamo più noi a sapere, e anche in base a sapere in maniera sbagliata e distorta, siamo anche noi addirittura a dire al medico, dottore, ma perché lei non mi ha prescritto questo o quell'altro? E magari questo ci aiuta, sempre in maniera sbagliata, a cambiare parzialmente la terapia che ci dà il medico, e comunque fa perdere tempo al medico da un lato, che non può fare una docenza e spiegare perché il colesterolo è importante o non è importante, ma in realtà il tutto parte bene dalla relazione medico-paziente. Cioè i pazienti, sempre in base a studi, questa volta di origine psicologica a psicoanalitica, preferiscono non è tanto la quantità di tempo, è lo stile di conduzione che ha il medico nei confronti dei pazienti. I pazienti preferiscono uno stile empatico affiliativo, per cui più colloquiale, mentre il medico di solito invece preferisce uno stile direttivo, laddove si pone come controllo, voglio dire controllore e conduttore della stessa conversazione. Ora, indipendentemente dal tempo disponibile, se si cominciasse invece con la prima tipologia, quello che cercano i pazienti, ovvero lavorare sulla comunicazione e sulla relazione, sarebbe anche più facile da parte di un paziente accettare le parole che dice il medico senza opporsi o magari formulare una domanda per curiosità. Ma fondamentalmente si crea un rapporto fiduciario. Sì, ma infatti una condivisione e una scelta non significa scambiarsi voli, questo deve essere. Assolutamente. Il ruolo del medico rimane il ruolo di quello che conosce la patologia, il paziente rimane quello che conosce la propria patologia, sono due mondi che si devono incontrare ma non si devono travolgere. E allora la domanda però è questa, indipendentemente, come diceva giustamente Felice, da ciò che si dovrebbe fare, che tu enunci, ed uno dei motivi per i quali siamo insieme qua, perché ho trovato terreno fertile in un soggetto che ho definito un po' sui generis, il medico ospedaliero, in linea di massima, ha paura per quello che riguarda problemi di burnout, quindi questo loro lavorarsi internamente, specialmente immaginate gli oncologi, gli onco-ematologi, chiunque ha a che fare purtroppo con la mortalità dei pazienti. Ha paura, e anche questo riguarda sempre da studi un decremento con una buona comunicazione, di quelli che sono gli effetti legali. Quanti pazienti poi dopo denunciano i medici per una serie di ipotesi molto spesso non suffragate dai fatti perché non sono stati curati nel modo corretto, quindi c'è anche un timore da parte legale. Io parto comunque da un assioma di base, prima ancora del Mental Research Institute di Palo Alto e di Paul Watzlawick, che abbiamo citato prima, non si può non comunicare, i medici non sanno comunicare. Sì, guarda, a volte l'atteggiamento anche del medico, quello paternalista, quello che non vuole comunicare, è una difficoltà del medico. Oggettiva. Eppure perché utilizzare, scusami Benny, termini tecnici, lo chiamiamo il medicalese. Se tu c'hai un cancro, voglio dire, se io scopro di avere un cancro, il medico parla di lesione. Ora, il grado culturale del paziente è il più variegato possibile, ma pare che a volte i medici trovino anche un po' uno scudo rispetto a una comunicazione che non sanno fare, che non vuol dire essere in cattiva fede, non essere capaci, non preparati, formati, per cui si tende una relazione di cura.
ed è questo l'altro rischio di cui parlavi, anche legato all'aumento, diciamo, delle tecnologie messe a disposizione anche per la salute. Questo, diciamo, è l'altro rischio che si sta affacciando. Adesso si parla di precision medicine, cioè la medicina di precisione, una medicina calata sulla biologia del singolo paziente. Quindi si fa strada anche tra alcuni scienziati l'idea che se io studio in laboratorio alcune cose, io so tutto del paziente, trascurando un aspetto che invece è importantissimo, che, cioè il fatto che il paziente, diciamo, oltre ad essere portatore di, diciamo, della patologia o di alcune peculiari anomalie genetiche o quant'altro, sono responsabile della patologia, anche una persona che ha delle istanze, che sono delle istanze anche di tipo affettivo, che vanno tenute in buon conto. Uno, ad esempio, uno degli affetti che è più facile riscontrare nel paziente è la paura. Cioè, noi normalmente abbiamo a che fare con persone a cui è stata data una brutta notizia, a volte una notizia tragica. E chi di noi non è terrorizzato quando succede qualcosa del genere? Ovviamente, ecco, il pensiero narrativo anche da parte del paziente si mette subito all'opera, quindi cerca di dare un senso a tutto questo. Non è facile dare un senso a qualcosa che sconvolge la vita. Se andiamo ad analizzare anche tutte le cose che succedono all'inizio di un dialogo medico-paziente, quando si dà una brutta notizia, il paziente forse di 10 parole o di 10 minuti di comunicazione forse ascolta una parola, e se quella parola non la dimentica, e se quella parola, poi a seconda anche dello stile del paziente, per qualcuno memorizza la parola più tragica, qualcuno memorizza solamente quello, ma non ti preoccupare, quindi pensa che ha risolto i problemi suoi. Quindi anche in questo, cioè, ci sta molto da lavorare. Però un'altra cosa che incuriosisce, posso intervenire? Certo, scusa, volentieri. Ascoltavo le vostre conversazioni, pensavo a varie cose. Il discorso è molto ampio, perché secondo me innanzitutto il rapporto medico-paziente deve essere inquadrato innanzitutto con il medico ospedaliero, con il medico libero professionista, perché cambia diversamente, perché il libero professionista lo scelgo io paziente, quindi alla base presuppongo che vi sia un rapporto di fiducia. Se io mi affido a quel medico perché ho scelto, evidentemente già il medico parte avvantaggiato, ecco, diciamo così. Diverso è il rapporto con un medico che mi viene imposto dalla struttura, e quindi inevitabilmente magari un medico con cui non mi relaziono, come dire, d'amblè, in un rapporto ideale, chiamiamolo così, primo. Secondo punto, questo rapporto chiamiamo di alleanza terapeutica, che dovrebbe esserci tra il medico e il paziente, che sicuramente in un mondo ideale è l'optimum. È vero che da pochi anni è stata introdotta, credo dal primo anno della facoltà di medicina, l'esame di bioetica, e diciamo nel programma ci dovrebbe essere anche questo rapporto medico-paziente. Quindi da pochi anni i futuri medici avranno la possibilità, come dire, di studiare, se non altro sui testi, diciamo, quello vecchio. Voi insomma siete della vecchia scuola, però devo dire che da un altro punto di vista forse questo atteggiamento paternalistico del medico in realtà ad alcuni pazienti fa anche comodo, nel senso che è vero, sì, il consenso informato, però alla fine in una condizione magari anche tragica dicono vabbè dottore, ma io che cosa devo fare? Si affidano completamente, quindi alla fine fa anche comodo un medico, come dire. No, comprendere il paziente significa questo, comprendere il paziente significa anche, sì, capire che la persona vuole affidarsi a te, quindi, certo, quindi certo. Tu dici, se tu vuoi affidare a me possiamo fare questo. Come dire, ultimo, chiudo, giusto come una provocazione, giustissimo questo rapporto medico-paziente, ma non è anche, come dire, un modo per evitare il contenzioso, cioè nel senso che comunque nel momento in cui io intraprendo un buon rapporto con il medico si allontana un po' la possibilità che io in un secondo momento lo possa citare in giudizio. Diciamo che di fatto molto spesso il contenzioso nasce proprio da un cattivo rapporto. Appunto. Nasce da un cattivo rapporto, quindi non è che
se faccio un buon rapporto perché voglio evitare. La nostra missione è quella di curare il paziente, non quella di difenderci dal paziente. Però la medicina difensiva la medicina difensiva ha posto sicuramente una problematica nuova ed è un problema che va in questo senso. E, però diciamo, accogliere delle istanze dell'altro, no? E comunque andargli incontro, quindi che poi questa cosa qui riduca anche il contenzioso, ben venga anche questo, perché noi, allora, forse lei da avvocato vede certe cose in una maniera molto, mi accorgo, vede, ognuno ha una maniera molto particolare, sì, perché no? Lei parla di contenzioso come se fosse una cosa normale. Invece io, quando ho di fronte il paziente, io immagino che il rapporto tra me e quel paziente dovrebbe essere una persona che ha bisogno di aiuto, una persona che cerca di dargli l'aiuto. Quindi diciamo il contenzioso, onestamente, io ancora oggi fatico a pensarlo, se non una chiave. Giovani medici non sono più abituati, questo non lo dico io, lo dice insomma la realtà, non sono più abituati a visitare il paziente perché non viene insegnato loro a farlo. Normalmente si affidano a degli esami strumentali, cioè vai dal medico e dice va bene, mi fa male la testa, ok, fai una TAC, risonanza magnetica, fai le analisi, dopo, sulla base di tutto questo enormità di esami, io faccio la diagnosi. Normalmente il medico di un tempo faceva la visita e quindi era un rapporto completamente diverso che si instaurava, c'era anche il tempo di ascoltare. Adesso, come ha detto giustamente il professore Casucci, c'è un rapporto molto burocratizzato, cioè il medico è oberato, soprattutto il medico ospedaliero, insomma dipendente, è oberato da una serie di formalità, per cui il tempo proprio da dedicare al paziente è veramente poco. Quindi normalmente si va molto più velocità. Questo è verissimo. Allora io mi raccordo alla prima parte, quando io in maniera provocatoria dico che i medici non sanno comunicare, è evidente che il focus qua non è il medico di base. Il medico di base è il medico di famiglia che ha 1500 assistiti, se è un massimalista, ha uno studio con dei giorni in cui fa e riceve i pazienti. Di questi 1500, la quota reale di pazienti che si rivolge o che va allo studio del medico di base, al di là della prescrizione di ricette che fa di solito la segretaria, sarà probabilmente il 30%. Questo lo dicono stesso i medici in medicina generale. Il medico che noi scegliamo che fa attività privata, evidente che vede il paziente sempre secondo una missione, ma il paziente è anche un cliente. Voglio dire, qua abbiamo una borderline molto sottile, il tempo che dedica all'attenzione è ben superiore. Lo stesso distinguo lo possiamo fare fra il medico ospedaliero e il territoriale, medico dell'ASL, d'accordo, distretti ASL li abbiamo dovunque. Quando vai dallo specialista ambulatoriale per una patologia hai una figura un po' intermedia. Il focus che noi cerchiamo di portare avanti è in senso lato il concetto di comunicazione, perché poi ci sarebbe anche da chiedersi, atteso che alcuni studi sono recenti, ma gli effetti positivi del placebo sono cose datate. Allora, se da un lato come scienziati studiamo gli effetti positivi del placebo, io bevo il bicchiere d'acqua, lui mi dice bevi questo, ti farà bene, mi passa il mal di testa. Chiaramente, di sicuramente migliore quella, voglio dire, sulfurea. Ma di fondo, com'è possibile che però a livello di comunicazione, di relazione, si è meno attenti? Perché il nostro problema non è quello quando andiamo a parlare col medico di base o se lo chiamiamo, nemmeno se andiamo nel distretto ASL o se scegliamo il professionista privato. Di solito si va in ospedale in casi di urgenza. Ora, che sia un evento cardiovascolare, che sia un evento di una patologia cronica, oncologica, oncoematologica, è un trauma enorme, per cui la vera attenzione che riguarda il mondo medico in toto è quella che noi poniamo come cittadini e come pazienti col medico ospedaliero. Tu arrivi, ora voglio dire, io vi ho detto ex ante che lavoro con oltre un migliaio di medici di tutte le specializzazioni e voglio dire della Campania e non solo della Campania. Mi è capitato di accompagnare mio padre in ospedale, in giro per ospedali,
E io che un po' come gli informatori scientifici, con i medici migliori tu, anche con i docenti universitari, dei policlinici e via dicendo e tutto, c'è un rapporto colloquiale, simpatico e via dicendo. Sono per deformazione portato a dare il tu quando vedo un camice bianco, parlo con un medico perché ci parlo nel quotidiano e io vedevo delle persone che chiaramente quasi si spaventavano di questa persona che non le assaliva a Napoli, voglio dire, leggere la cronaca, hai pronto, è raro. I vari PS ormai si menano chiunque passa accanto, medico, infermiere, guardia giurata, poliziotto, voglio dire, ma comunque rimanevano impauriti. E allora c'è questo muro, specialmente per il medico ospedaliero, tu poi arrivi là, sei un deficiente, o sei un paziente, o sei il familiare, arrivi, il capo, no, un momento per favore, i medici stanno facendo il giro visite, boom, fuori, e tu stai là a aspettare, magari c'hai il tuo familiare ricoverato, tu devi aspettare per conferire col medico. Il giro visite è un tempo imprecisato, può essere da 20 minuti a un'ora, perché solitamente ti aspetta il primario, ovvero il direttore, il Benny, che poi dopo va stanza per stanza alla cartella clinica, gli specializzanti, se ci sono, voglio dire, o comunque i collaboratori, e fa. Poi finalmente si va in punta dei piedi a bussare, dottore mi scusi, io sono il parente di eccetera, e là c'è un atteggiamento, a volte sono più umani, medici, più carini, altre volte sono proprio frettolosi a parlare anche con il caregiver, non solo col paziente, perché nei confronti del paziente ospedalizzato, che vuol dire emergenza barra urgenza o anche patologia cronica, molto spesso a livello psicologico il paziente ha una negazione, cioè non è che ricorda l'1% di quello che il medico dice, non lo accetta, perché improvvisamente si ritrova con una patologia della quale magari non sospettava e comincia a pensare perché me, perché qua, perché là, tutto il peggio possibile. Per cui il vero carico sotto il profilo psicologico è dato al familiare, che è la parte lucida e che quindi parla con i medici, ma deve anche incoraggiare il familiare, anche se sa che magari è estremamente difficile. E quindi si crea questo muro che è sempre più consistente. Ma le domande in tal senso sono tante. Allora, perché se voi sapete, però anche che poi la comunicazione non si esaurisce in una volta, perché tu il paziente lo vedi più volte, quindi cominci a costruire anche una relazione, anche sapere che diciamo che la relazione si costruisce un periodo più lungo, questo anche aiuta. Non è detto che tutte le notizie debbano essere date tutte quante insieme, tutte in una volta, quindi vanno dosate, come le squadre brave di calcio. Sanno che si gioca anche il secondo tempo. Con un distinguo, allora, però, perdonami, che se vado in ospedale e devo ritornare perché incontro Benny Casale e mi innamoro di Benny Casale, mi piace empaticamente, mi dice torni fra 15 giorni e lui non è di turno, io non acchiappo Benny Casale, ma troverò una collega o un collega di Benny Casale che magari non è così propenso allo stile empatico, affiliativo, colloquiale col paziente, meno presente a livello o interessato di comunicazione, uno stile direttivo, ricomincio da capo, vengo trattato per me male e quindi oltre al danno che io sento di aver subito, non colpevole, perché proprio a me, d'accordo, con tutte le preoccupazioni che ci sono collegate, quando si vive purtroppo una patologia, specialmente una patologia abbastanza grave, devo ricominciare da capo, per cui magari a te capiterà che io ti possa chiedere, io paziente, dottore, quando è di turno la prossima volta? Succede. Perché se no si ricomincia da capo, il che significa che non esiste un unicum che viene spalmato, cioè non esiste che gli esami, allora, che adesso alla facoltà di medicina e chirurgia al primo anno abbiano messo un esame di etica, che corso di comunicazione, che sarà, voglio dire, veramente le fondamenta, non aiuta probabilmente, perché noi parliamo di una specializzazione che deve partire dalla consapevolezza del medico dell'importanza di una comunicazione efficace. No, ma a me ha colpito tantissimo quello che ha detto la collega Luca, perché ho fatto il contenzioso. Perché immagino, se vado dal salumiere, cioè se io sono il salumiere, non è che dico, mo gli do, non lo so, il prosciutto buono e non gli do quella velenata, altrimenti mi denuncia. No, cioè, io dico,
sei venuto da me, io gli devo dare il meglio di quello che io so dare. Ma cioè, è contenzioso. Secondo me il contenzioso non dovrebbe essere della, proprio. Della, però di fatto è così, diritto, no? No? Chiamiamolo sì, così. Sì, ma di fatto. Perché ovviamente le cose vanno di fatto è così, passi. Ma questo proprio il perché. Cambiato, forse è perché noi medici, forse stiamo sbagliando da tanti anni anche nella comunicazione sociale, perché una parte della medicina narrativa. E non solo il rapporto con il medico-paziente, ma anche il rapporto del medico con se stesso, del medico con i propri colleghi, del medico con gli infermieri, del medico con la società civile, perché noi, un ruolo anche, noi abbiamo un ruolo anche nella società civile. E noi quindi evidentemente dobbiamo diventare più bravi a comunicare anche io con credo, il resto ma della mio società. Piccolo, questa è una mia opinione personale, che molto sia dovuto al cambiamento proprio del ruolo del medico. Il medico non è più la figura di 40-50 anni fa, poi c'è stata l'evoluzione, il cambiamento ovviamente del sistema sanitario nazionale, è cambiato tutto, nel senso che adesso il medico non è più un libero professionista, cioè si contano credo sulle dita di una mano quelli che fanno solo i medici liberi professionisti. Solitamente sono i figli. Sono degli impiegati e quindi hanno una mentalità da impiegato, è cambiato completamente. Questo deve essere il ruolo nostro del medico, quello di non soccombere a questa tendenza, perché poi il rapporto del medico è sempre un rapporto con il paziente, anche se lavora in questo ce lo insegni, tu, anche se lavori in una struttura, però il rapporto rimane con il paziente, il rapporto rimane tra lui e il paziente, il medico è garante di quel rapporto ed ha una, diciamo, una primazia su quel rapporto. E l'interesse per il paziente deve essere il suo primo. Però ecco, interesse. La dottrina giuridica dice il contrario, guarda caso, il medico che sta nella struttura risponde extracontrattualmente, non più contrattualmente. No, risponde alla struttura, ma in senso quindi, civile però, in senso civile perché la responsabilità penale è come il rapporto medico-paziente. Sì, no, nel senso che comunque al di là delle definizioni giuridiche, risponde alla struttura nel per senso quanto che, è, forse, ciò significa che è cambiato proprio il rapporto. Proprio sì. Perché sì, scusate la responsabilità extracontrattuale effettivamente ci porta verso questa direzione di cui parla Sonia, però io volevo fare un attimo un passo indietro perché sennò ci perdiamo troppo in questi ragionamenti che sono secondo me anche un po' tecnici. A me interessa capire, ma poi tu ti sei occupato di medicina narrativa, perché poi la narrazione è una cosa che appartiene, noi stiamo facendo narrazione in questo momento. Certo. Tu stai facendo narrazione, stai facendo stiamo portando questi temi anche del ruolo del medico nella società sì, civile, che mi sembra la cosa, una cosa più importante. Perché noi il medico, ha ragione Sonia, secondo me si è un po' riportato in un'altra dimensione rispetto a quella originaria, almeno quella che io ho conosciuto come figlio di medico, però volevo capire, il tuo interesse per la narrazione deve essere in qualche modo supportato da strumenti, cioè non è che uno si occupa di narrazione solo perché mi piace comunicare, solo perché sono empatico, solo perché ritengo che la centralità della figura del paziente sia una centralità che vada rivalutata, come dici tu giustamente. Cioè, e anche in questo, voi vi servite di strumenti tecnici, tecnici nel senso culturale del termine. Cioè, quando la medicina narrativa parla di antropologia, sociologia, ermeneutica, tu hai parlato di semiologia, cioè, quando fate questi ragionamenti? Cioè, voi fate anche un ragionamento di tipo tecnico legato ai temi letterari della narrazione oppure no? Esistono anche tecniche di sempre tecniche autobiografiche, tecniche di scrittura, tecniche di racconto, tecniche di reading, esistono tecniche cinematografiche, però ecco, molti hanno ridotto la medicina narrativa alle tecniche, invece la medicina narrativa si può utilizzare queste tecniche, ma innanzitutto uno stile di relazione, cioè comprendere qual è la dimensione narrativa dell'uomo, quindi comprendere che l'altro è portatore di una storia e riguarda la volontà di voler accogliere quella storia. Poi, diciamo, come accoglierla, ci stanno infiniti modi e sono tutte le tecniche. Qua entra invece, c'è in gioco una cosa molto importante che forse non tutti sono capaci di... comunque c'è bisogno di empatia, cioè l'empatia non è la simpatia, non è la compassione, l'empatia è il dire e far capire al paziente, ho capito quello che tu stai provando e voglio provare ad aiutarti, quindi non significa che devo provare le stesse cose, non significa, però sicuramente, diciamo, per fare un discorso del genere
la struttura morale di questo secolo. Sì, quindi c'è una scoperta tutta italiana che è interessantissima, quella dei neuroni specchio. E i neuroni specchio sono delle strutture cerebrali che inizialmente furono scoperte nelle scimmie. La storia è molto interessante, diceva Rizzolatto, questo ricercatore italiano che stava studiando alcuni comportamenti delle scimmie, per cui gli dava da mangiare, cioè le scimmie c'erano questi elettroni, quando alcune cose funzionavano si accendevano le luci, quando non funzionavano si spegnevano, per cui conduce questi esperimenti, una giornata, a fine giornata, stanco, si scorda di staccare gli elettroni dal cranio della scimmia e si apre la banana che era destinata alla scimmia e se la mangia e comincia a sentire suonare le luci, suonare queste cose. Allora, queste spie. Allora pensa, tutto il lavoro fatto esageratamente, perché si accendono pure per fatti loro. Dopo invece comincia ad analizzare questi dati e si accorge che la scimmia, anche nel momento in cui vedeva l'altro compiere certi oggetti, li simulava nella propria testa, come se li stesse facendo. Quindi oggi viene chiamata la simulazione incarnata. Allora, oggi avere empatia significa avere dei neuroni specchio che sono sviluppati. I neuroni specchio ce li abbiamo tutti quanti. Forse la patologia del neurone specchio è la patologia dell'autistico, che non sa riconoscere l'altro e quindi non riesce a riconoscere le emozioni dell'altro. Però, in una forma molto embrionale, fa parte del nostro apparato con cui nasciamo, del nostro apparato cerebrale, quello di essere in grado di leggere le emozioni dell'altro. Forse a volte non sempre sappiamo dargli un nome. A volte, se non siamo allenati possiamo confondere quella che può essere la paura del nostro paziente, la possiamo confondere con della rabbia. Allora anche noi ci chiudiamo, pensiamo che ci voglia denunciare e quindi cominciamo a fare la medicina. Perché noi non siamo più pazienti, noi siamo utenti, allora, considerati utenti. Bisogna sviluppare, bisogna sapere sviluppare, bisogna cominciare a conoscere anche quello che è il nostro cervello emotivo, bisogna cominciare a conoscere quelli che sono gli aspetti della nostra vita affettiva per poter cominciare a riconoscere anche degli altri. Sono dei lavori molto interessanti, c'è un libro molto interessante, L'archeologia della mente, di uno scienziato Pagliese, il quale ha studiato quelli che sono gli affetti, le emozioni che accomunano tutti i vertebrati, anche forse tutti i mammiferi. Alcune emozioni ce l'abbiamo tutti quanti, come quella della paura, della gioia, quella del terrore, della rabbia, e possiamo riconoscerle nell'altro. E attraverso le parole possiamo anche tirarlo fuori. Dobbiamo tirarlo fuori dall'altro, ma dobbiamo tirarlo fuori anche in noi stessi. Allora, questo è un lavoraccio. Ma è un lavoraccio ancora, ma tutti gli studi di medicina sono un lavoraccio. Perché deve mancare una parte così essenziale? Il rapporto col paziente, il dialogo col paziente, fa parte della cura. Quindi noi dobbiamo essere in grado di curare, allo stesso modo che lei diceva, noi dobbiamo essere in grado ancora di fare quello che per il medico è la semiotica medica, cioè la semiotica, è lo studio dei segni e dei sintomi, cioè saper mettere la mano, l'orecchio nel posto giusto e saper ascoltare quello che ci sta dicendo, ci sta trasmettendo attraverso la mano, attraverso l'orecchio il paziente. Ma allo stesso modo i linguisti parlano di semeiotica e la radice è la stessa, cioè noi dobbiamo essere in grado anche di fare quella processo di interpretazione non solo del corpo del paziente, ma anche di quello dell'espressione del paziente e anche delle parole del paziente. Deve far parte. Questo è il dato più simile. L'ermeneutica, un'ermeneutica applicata alla medicina diventa. Appunto, perciò te avevo fatto la domanda. No, però questa diventa la cosa importante, quello che hai detto tu prima, perché poi in realtà la psicologia, non lo dico io, ma l'ha scritto Jaspers tantissimi anni fa, nasce fondamentalmente dal momento in cui il medico ha abdicato questo ruolo, il ruolo di con il quale voi vi state confrontando per riappropriarvi. Cioè, in realtà la parola... Non dobbiamo confondere i ruoli, esattamente. Allora, ci sono delle patologie psichiche ben strutturate. Quelle sono appannaggio dello psicologo, dello psichiatra. Sì. Ok, quello, d'accordo. Però quella che è la normale risposta a uno stress, una cattiva notizia, una depressione reattiva, quella, a parte che il medico non può non farsene carico, ma soprattutto non può non farsene carico, perché il paziente te lo sta esprimendo quando sta avanti a te. E tu in qualche modo, abbiamo detto, non si può comunicare, quindi io comunque la sto dando la risposta. Se la mia risposta è una risposta non empatica, il paziente pensa che io non ho cura di lui, che non mi importo di lui. Se domani mi deve denunciare, sicuramente mi denuncerà più facilmente.
che diceva, dottore, se non fai domanda anche a me, e ha sbagliato, magari penso. Se invece pensa, l'ha fatto, ha fatto del suo meglio, può essere anche che ha sbagliato, ha fatto del suo meglio, sicuramente, sicuramente è diversa la situazione. Non è vero. Dico per la... Ma il punto non è quello, il punto è quello che il medico si deve riappropriare. Sì, sì, sono d'accordo. È difficile. È una cosa difficile per le ragioni che venivano rappresentate prima, per questo rapporto col corpo che è diventato sempre un rapporto più filtrato. Mio fratello si è laureato nel 1982, è stato per 2 anni in clinica medica e non ha mai visto un paziente, in clinica medica, al secondo policlinico, per 2 anni non ha mai visto un paziente. Mio padre non ci poteva credere che non vedevano gli ammalati, non li toccavano, quindi non facevano alcuna ascoltazione, non avevano nessun rapporto col corpo del paziente. Un collega mi raccontava che c'era un paziente che si lamentava con dei dolori, che passava un medico, gli dava una terapia, no? Poi anche in consulto, cioè che gli diamo, nessuno di loro si era mai preso la briga di togliere il lenzuolo e vedere che la gamba stava andando in gangrena. Sì. Allora si raggiunge a volte anche degli eccessi, sono dei paradossi, effettivamente la differenza, però, che non riesco a capire, c'è anche la professoressa di inglese, ma tra illness, sickness e soprattutto disease, qual è la differenza tra questi? Disease è la malattia come la vede il medico, fondamentalmente. L'illness è la malattia oggettivizzata. E quell'altro è soggettivizzato. Quell'altro è soggettivo, come il paziente si vive la patologia. Però gli inglesi, questo sono straordinari, non sono una passione della lingua inglese, ma questo sono straordinari, con una parola riescono a dire 3 cose che noi dobbiamo mettere a fare un discorso per spiegare. Sì. Cioè avete almeno un aggettivo, almeno ci dovete mettere un aggettivo vicino. Sì, effettivamente costruiscono, sì, a volte. Ma è l'uso mondo... che ne fanno. È l'uso privato che ne fanno, che poi la concretizza. Sì, anche questo, sì, certamente sì, la contestualizzazione della parola. Anche to kill, to cure, loro riescono ad avere delle sfumature su alcune cose che. C'è una maggiore attenzione, è una cosa molto strana, voglio dire. Per certi versi, di sicuro molti dicono, gli americani sono anche la vanguardia. Molti dicono che poi da un punto di vista medici siamo tra i più bravi, ecco. Al di là poi di tutto quello che è vero e garantiamo ancora tanto a tutti, perché da noi ancora non esiste il discorso, certo, come diceva lei. Il paziente può scegliersi magari il medico nel privato, con l'intramenia, o il medico completamente privato, però noi offriamo anche a chi non ha la possibilità economica, e non è così da altre parti del mondo. Sì, secondo noi, medici, ad esempio, su alcuni studi, ad esempio degli studi di discontinuazione di alcuni farmaci, quella che a te piace tanto, la mirrorite cronica, sono delle malattie che sino a qualche anno fa erano mortali, oggi sono curate con delle compresse. Solamente sono farmaci che costano tantissimo, 3, 4, 5 mila euro al mese. E in altri paesi si seguono degli studi in cui il paziente decide di smettere, di non curarsi, di fare cose per noi strane, no? Poi quando vai a vedere perché il paziente deve pagarsi il farmaco, no? Cosa che da noi non succede. Quindi, dobbiamo riconoscere che, che tra tante difficoltà ancora il nostro è un sistema che, riesce. Tasse, no, per ma abbiamo poi noi napoletani ancora peggio, cioè si va al pronto soccorso perché non si va dal medico di base, perché la persona ha mal di testa, va là, ora col triage, con i codici, si cerca di far comprendere col ticket, ma a volte è capitato anche a me. Una volta in pronto soccorso è venuta una donna, è un eufemismo, c'è un soggetto, voglio dire, che sembrava la figlia dell'uomo di Neanderthal, che aggredisce la dottoressa che era il medico del pronto soccorso, che c'aveva l'orecchio, questo alle 21 e non c'era nemmeno l'otorino, fondamentalmente non c'era quel servizio, e prendendo a calcio una scrivania, la scrivania dove si siede il peraltro il chirurgo, in quel momento non c'era, nel PS, col computer sopra, insomma, dovette intervenire per sedare, mancava la guardia
in quel momento dissi: guarda, fammi una cortesia, ma dagli due gocce, andiamo con la cena. Dalle un farmaco. Dalle un farmaco, perché sennò qua non te ne esce. Questa roba la dottoressa giovane automaticamente andò avanti, lo fece. Solo la campana delle 20. C'è qualcuno vuole fare qualche domanda a Benny o a Carlo? Volete chiedere qualcosa? Al di là delle cose che sono state già dette? No. Allora, posso fare un'ultima domanda? Non voglio monopolizzare l'attenzione. No, si vede che una povera rispetto in materia di diritto sanitario. Mi ricorda un po' i libri di John Grisham. Domanda ti volevo fare, scusa, prima della tua domanda, la domanda ti volevo fare, ma hai delle passioni letterarie legate alla medicina? Cioè, hai letto dei testi letterari che ti hanno ispirato, indipendentemente adesso dalla... No, diciamo, sono molto eclettico sulle letture. Cioè, fammi un esempio del tuo eclettismo. Ma, diciamo, da Dostoevsky a Camus, ultimamente molto sui, diciamo, molto di trattati, per cui forse sul romanzo un po' meno, così come anche la poesia. Ti interessa? Mi interessa molto. Giusto per dare la soddisfazione alla chat. Provocatoria, no? Visto di solito fare l'avvocato del diavolo, a questo punto. Dico, ma mi riferisco alla classe medica in generale, non a lei. Secondo lei non pensa che questo cattivo rapporto tra il medico e il paziente sia stato determinato anche da quello che la medicina in generale ha, come dire, promesso? Nel senso che... tutto è possibile, si possono salvare appunto malattie che prima erano incurabili, vedi, non so, l'epatite C per dire, insomma, mortali, adesso si cronicizzano sostanzialmente, l'AIDS, e come dire, il paziente dall'altra parte si aspetta il risultato, e se questo risultato non arriva è pronto ad aggredire. Pretende. Perché è stato promesso, un cattivo discorso del medico con la società, anche questo. Forse a volte abbiamo sbagliato, anche noi, quando immagino ad alcuni, diciamo, alcuni miei colleghi anche che con associazioni, cose che quando c'è da raccogliere fondi dicono: noi curiamo la leucemia, la cosa, poi se vai a vedere, no, loro non è che li curano più di quanto ne curo io. Allo stesso modo, forse lo stile comunicativo a volte è sbagliato. Se una rivista questo anche forse il giornalismo medico in questo ha la sua responsabilità, oltre che noi medici che ne abbiamo sicuramente tante. Allora, se una rivista scientifica dice che ha aumentato in termine tecnico la disease free survival, quindi la sopravvivenza libera da malattia, di un tumore, del 50%, e il giornalista mi ricordo sul giornale che il tumore X è stato sconfitto al 50%, quando invece la notizia vera è che quel 50% era il 50% di 12 settimane o di 4 settimane, significa che io ho allungato solamente di 2 settimane la cosa. Allora certo, il paziente pensa: io curo il tumore, invece no, io non lo curo, io riesco a farti sopravvivere 2 settimane in più. E oggi in oncologia noi parliamo di questi numeri e non parliamo ancora di altri numeri. Allora, se il mondo, ed è fuori da noi, pensa che la medicina faccia miracoli, questa è colpa di noi medici. Non siamo stati bravi a dire quali sono i nostri limiti. Secondo me nemmeno proprio siete soli colpevoli. Diciamo che il mondo è cambiato. Ragazzi, se pensiamo al mondo di internet, se pensiamo alla capacità di lettura su Facebook, se guardiamo solo le fotografie, se scrivi un pensiero di 4 righe non te lo guarda nessuno, oppure c'è l'amico empatico che ti mette mi piace solo perché siete amici, c'è fondamentalmente anche un discorso sistemico che non funziona, a parte le colpe dei medici, non promettono ciò che non possono promettere, anzi, solitamente sono sempre più cauti per quello che riguarda la prognosi. Ma sai, noi aumentare, se io vedo 20 persone al giorno, no? quelle 20 persone sino al mese scorso vivevano, per dire, 4 mesi e da oggi ne vivono 8, per me è un successo. Se quella stessa cosa la calo su una persona, soprattutto non voglio manco fare un discorso di età, perché poi a qualsiasi età, però soprattutto una persona giovane, e io gli vado a dire: ti prometto
tutto con la migliore terapia disponibile che tu campi 8 mesi, quella cosa è del tutto, diciamo, inadeguata per il paziente. Certo. Non, cioè per lui quello non è un successo, è un disastro. Allora io ho il consenso informato giusto, qual è quello di dire? Quello di dire, guarda, tu campi 8 mesi. Io non lo faccio mai, perché innanzitutto posso dire delle statistiche, poi cerco di capire cosa il paziente vuole sapere. Da un punto di vista prognostico, penso sempre ad alcuni miei pazienti che magari sono morti l'anno scorso e che se invece fossero vivi quest'anno si gioverebbero di altre terapie che non esistevano l'anno scorso. Quindi, diciamo, dire a una persona, ti faccio il caso di un collega che va, un endoscopista molto bravo, che ha dei disturbi, mal di testa, cosa, comunque chiama l'amico collega e fa la risonanza. Diciamo, quest'altro amico collega, diciamo, con molto, per fargli un gran favore, gli dà la risposta per telefono: guarda Enzo, c'hai un tumore al cervello. E noi parlavamo, dice guarda Benny, io lo sai, essendo medico, non mi sono buttato da sopra a basso proprio perché ho pensato ai miei figli, ho detto vabbè, questo mi manca poco, lo voglio dargli il massimo. Dopodiché vado a fare di nuovo un esame, un altro, invece io non c'ho niente, è un'anomalia vascolare, forse manco c'è. Allora, questo qua è un compendio di una serie di errori infiniti nella comunicazione. Qua ci vuole un risolto i medici. No, denuncia di ciò con voi. No, denuncia di cosa? Quello ha usato il telefono, penso sarebbe anche difficile per voi sostenere. Lui poi dopo, diciamo, l'ha subito perché non si è gettato da sopra. Per fortuna, perché sennò però se no un'istigazione al suicidio, magari pure ci potremmo. Anche quello c'è in paese. No, perché magari dicevano che noi curiamo tutto, quindi vabbè, ci possiamo trattenere ancora qualche minuto, perché abbiamo un piccolo aperitivo che offriamo a tutti voi, soprattutto a Benny e a Carlo, per tutti voi, quindi ci tratteniamo ancora qualche istante a chiacchierare. Ti ringrazio, facciamo una pausa. Grazie a voi. Di rilanciare questo discorso, che ti ho detto che interesserebbe molto per fare insieme qualche iniziativa sulla medicina Detto, noi stiamo cercando di portarlo nei vari ambiti, proprio perché pensiamo che anche il discorso medico non debba essere chiuso né nell'ambito del rapporto medico-paziente, né quello tra medici, ma deve aprirsi sia ad altre discipline, ma sia al mondo civile. Infatti ti ho fatto già i complimenti, non ci conoscevamo ancora, quando ho visto il convegno che avete organizzato, un convegno bellissimo, molto interdisciplinare ed è transdisciplinare. Magari manderemo l'invito. Lo mandiamo a tutti quanti, tutti i nostri amici. È stato quello il primo convegno medico, credo, in cui oltre alla parte scientifica della mattina che ci doveva essere, era aperto a tutti. Sì, perché siamo tutti coinvolti, non è solamente per... Secondo me la parte più bella del convegno, poi magari facciamo vedere qualche volta, se abbiamo la possibilità, anche qualche parte, è stata quella che forse per la prima volta i pazienti hanno cominciato a conoscere anche le difficoltà di noi medici, a comprendere un po', a comprendere anche quelle che sono, e questo è particolarmente questo, anche è una cosa importante. Va bene, ci prendiamo una verità.